Napoleone Cera, conclusa la 3 giorni della festa nazionale dell'UDC, grande partecipazione e tante personalità del mondo politico italiano, segno che i moderati hanno ancora voce in capitolo. Beh sì, innanzitutto mi corre l'obbligo ringraziare la città di San Giovanni Rotondo che ha accolto in grande stile la festa nazionale dell'UDC che, come sappiamo, è stata trasferita da Chianciano a San Giovanni Rotondo, lo ha ricordato anche nel commento nella chiusura anche il segretario nazionale Lorenzo Cesa, che il calore, l'accoglienza dei pugliesi, dei cittadini di San Giovanni Rotondo, dei cittadini del Gargano è stato veramente caloroso. Sicuramente lo riproporremo anche l'anno prossimo, sperando che ovviamente ci siano le basi fino all'anno prossimo di un grande partito di centro con l'unione anche di altre forze politiche, penso per esempio a quelle di Raffaele Fitto, alla forza politica di NCD, e al Centro Democratico, insomma un po' a tutti quelli che sentono a cuore ancora i problemi della gente moderata e di centro. Voi come gruppo dei popolari alla Regione Puglia, Napoleone, naturalmente sostenete Michele Emiliano che è stato qui durante questa festa, grande attenzione è stata data al Mezzogiorno, si può veramente ripartire da questa terra, dalle priorità del territorio? Beh, noi prima di tutti abbiamo riscoperto il grande centro, siamo stati quelli che abbiamo riproposto anche in alleanza con Michele Emiliano, ricordiamo il nostro partito, il nostro movimento politico era formato dal Centro Democratico, UDC e Realtà Italia, per primi abbiamo riproposto il grande centro, i cittadini pugliesi ci hanno dato ragione, ci hanno consentito di eleggere 3 consiglieri regionali, per una manciata di voti non abbiamo eletto il quarto. Siamo stati insomma quelli che hanno saputo dire qualcosa di nuovo, abbiamo dato qualcosa di nuovo anche a una politica regionale. Con Michele Emiliano stiamo ragionando su tanti temi, riproporremo il programma amministrativo proposto anche alle regionali, quello di appunto di Michele Emiliano. Tra qualche giorno ci siederemo a tavolino per discutere i provvedimenti che andranno a favore della gente pugliese. Ecco Napoleone, in conclusione, tu assieme a tuo padre siete stati gli artefici un po' di questa festa a San Giovanni Rotondo, anche vicino alla vostra San Marco in Lamis, il Gargano al centro della politica nazionale. Ecco, il bilancio è certamente positivo di questa festa nazionale dell'UDC. Beh sì, come ho detto prima, il bilancio è certamente più positivo, abbiamo avuto prenotazioni da tutta Italia, gli alberghi, ringrazio gli albergatori di San Giovanni Rotondo, quelli di San Marco in Lamis che hanno saputo accogliere gli ospiti provenienti da tutta Italia, abbiamo avuto circa 1000 prenotazioni, ospiti nazionali, politici di grande rilievo, abbiamo parlato di tante cose, di tanti aspetti, dall'immigrazione al ruolo del centro, quindi insomma abbiamo avuto modo di incontrarci e di scambiare qualche opinione seria su questi temi. E anche noi di TV Gargano abbiamo fatto la nostra parte trasmettendo in diretta questo convegno e ti ringraziamo di averci dato questa possibilità. Grazie Napoleone Cera. Io ringrazio voi per aver trasmesso l'evento anche a livello nazionale, perché grazie a voi anche si è potuto dare una diretta streaming in tutto il territorio, ringrazio i giornali, i giornalisti, i media, tutti quelli che hanno saputo dare grande valore a questa festa. Grazie Napoleone, a presto. Grazie a voi.